guerra sui Lumicraft. Allora, da dove possiamo partire? Diciamo che per voi non è passato, sono passati pochi giorni, per me è passato, sono passate 2 settimane da quando dall'episodio, perché me ne ero programmati un po', no? Adesso sono un bello zeppo di lavoro, quindi cerco di registrare il più possibile quando ho dei buchi. E quindi in queste 2 settimane circa ho comunque giocato un attimo. C'è stata una sessione che ho fatto dove ho perlomeno recuperato un po' le cose. Questo lo voglio prendere come un episodio, non come un nuovo punto di partenza, ma come una nuova partenza, però un sottotitolo nuova partenza, ecco, come sottotitolo. Oh mio Dio, oh mio Dio, facciamo prima di andare a dormire. E sì, ho sistemato un po' le cosine, ho recuperato di nuovo un po' di ferro, un po' di cose, ho rifatto la dinopedia. Che altro è successo? Adesso provo a farvi un recap, anch'io non è che mi ricordo tanto, poi non avendolo registrato appunto non ricordo benissimo. Qui non sembra esserci niente di nuovo, anche su qui ci sono troppi rumori strani. Probabilmente ho iniziato le librerie, non so se era nell'ultimo episodio o se l'ho fatto da solo. C'è niente, il luccio alligatore avremmo, quindi queste qua io sinceramente le metterei, anche perché come obiettivo attualmente, per ripartire così, per stare sciallo mentalmente, ho pensato di appunto proseguire semplicemente con la creazione, con lo spawn di nuove creature. Questo episodio va così e sono molto contento, a dire il vero. Quindi fermiamoci di fare qualsiasi altra cosa e via. Appunto, ho tirato fuori, è stata una fatica, ho perso anche qualche pecora, però appunto come avete visto prima ho tirato fuori il nostro socio Gallimimus, che adesso è qui sotto qualche parte a riposare, e ho espanso un po' la questione. Grazie per i messaggi che mi state scrivendo, cioè i commenti. E ho visto appunto, mi è stato consigliato che il cubetto d'acqua copre fino a 4 blocchi, non lo sapevo, però sinceramente non ho voglia di rifarlo, al momento va bene così, e appunto l'ho proseguita un po', poi vedremo appunto, perché effettivamente per risparmiare un po' di spazi è anche utile, ma come avevo pensato anche di mettere l'acqua semplicemente un blocco sotto, così da poter tirare tutto dritto senza fare canali. Comunque non mi interessa moltissimo. Ho visto il commento delle querce, però non mi ricordo come, non mi ricordo la tecnica per far spawnare la quercia grande, e però anche questo appunto non è urgente. Qui ci concentriamo un attimino sui nuovi spawn. Eccolo qua il socio, tra l'altro, che pensavamo che non diventasse molto grande. È grandino, e qualcosa mi dice che se gli crafto una sella o in qualche modo io posso montarlo, non so come si dice, boh, non lo so. Fatto sta che poi cos'è che abbiamo, possiamo fare un check up qui, anche se non credo sia cambiato niente. I soci sono grandini, mangiano come delle bestie. Possiamo anche lasciarli qua, visto che abbiamo un po'. E niente, anche loro comunque penso alla loro forma adulta, 15 giorni, quindi sì, direi di sì. Una cosa bellissima ha fatto il nostro amico. Andiamo a dargli un po' da mangiare, ma il nostro amico qua sta benissimo. Tra l'altro ho visto anche il commento del fatto che i tuoi blocchi dopo me li scavalca. No, no, no. Come
come tutti i mob scavalcano soltanto un blocco, cioè possono salire come tutte le creature, come anch'io posso saltare soltanto un blocco, pare essere così. Il fatto è che l'unico problema è la statura, la grandezza dei dinosauri. Se sono troppo grandi possono rompere blocchi sotto il ferro, però qui appunto noi abbiamo una staccionata di ferro alta 2, non dovremo incorrere in nessun rischio. Diamogli del grano, tra l'altro appunto è la sua forma massima e non so se ve l'avevo già detto, i 28 giorni il nostro più vecchiotto, non so se ve l'ho detto, mi pare di sì, comunque lo ripeto, io ricordo che nelle versioni precedenti di questa mod il brachiosauro fosse molto più alto, molto più alto. Comunque può essere che appunto ricordo male, è passato così tanto tempo. E lì abbiamo la nostra produzione di canne, e che bisogna stare attenti qua, bisogna continuare a raccoglierle perché ne abbiamo bisogno e non ho tantissima voglia di farmi una piantagione apposita, comunque così sempre non si va male a raccoglierne, voglio dire. E però magari guarda cosa faccio, perché ho pensato questo sistema anche, magari intanto lo facciamo e ciao. Allora lo facciamo al volo. Allora qui possiamo dire che poi la 1.12 questa è 1.2, quindi non so se no, funziona, grandissimi, perfetto. Qui ce ne procuriamo un'altra e poi mettiamo le uova di luccio, che ho già visto dove metterle. Ah no, devo farvi prima vedere ancora una cosa in realtà, o due, tre, e tac, questo qua. No, fermo lì, che fai? Ti droghi. Allora, guarda che bello. Ok, no, questo ho sbagliato in realtà. No, si irrigano in automatico. Adesso ci serve
gioco. Però appunto prima di andare avanti ho quelle due o tre cosette da farvi vedere per finire un po' il giro aggiornamenti, diciamo. Ci vorrebbe qualche patata in più. Non è che no. Che è successo? No, ma anche mi ha appena fatto la stessa cosa che fa con i dinosauri. Cioè ne mangio una e poi mi mangio tutto quello che mi serve dall'inventario per farlo sazio. Boh. Vabbè, fatto sta che prossimo aggiornamento il più bello è il fatto che qui dai nostri tre mosasauri abbiamo fatto la piscina. Sì, è un po' piccola, però sto pensando a una cosa, raga. Perché sono due? No. Ah. Ma sei pazzo? Ma sei pazzo? Come stai? 136. Ha fame. Sempre selvatico questo. Ammaestreremo, non so se ve l'avevo detto, ma dopo che avevo fatto l'accesso, mi sa che questa è una novità, hanno mangiato dall'alimentatore. Caspiteroina. Buon segno, però vedo che comunque ancora non funzionano bene. Poi sono parecchio buggati con l'acqua. Oh, cioè. Sembrano comunque abbastanza sazi, voglio dire. È una cosa che bisogna tenere d'occhio perché è successa una cosa parecchio devastante. Questa ve la devo raccontare. Praticamente per fare la pozza lì dell'acqua, se vi ricordate, c'era un mosasauro buggato su questa pozza dell'acqua infinita. L'ho spostato di un blocco, in realtà. Era buggato e non riuscivo a prendere l'acqua che mi serviva per fare la piscina. Allora, alla fine prova a dargli un colpo con la spada. Boh, lì per lì si è spostato e non mi ha attaccato. Ho detto wow, che top. Dopo un po' a caso parte e cioè, ma è una cosa devastante, non puoi sopravviverci. Ti dà un morso, ti toglie tantissimo e ti butta dall'altra parte del mondo. Cioè, non dall'altra parte del mondo, però ha un bellissimo rinculo potente. E come atterri per terra, te ne dà un altro. Cioè, no, sei morto. Se ti attacca, sei morto. Non puoi scappare o cioè, sei proprio spacciato. Quindi dopo un po' non mi hanno più attaccato per fortuna, però vedete qua, ecco, qui praticamente ho fatto un tunnel per andare dal sotto perché sono morto e non riuscivo più a entrare dentro per recuperare tutti i materiali. Stavo esplodendo perché era l'ennesima volta dopo l'ultima col fulmine dell'ultimo episodio. Quindi questi erano un po' gli aggiornamenti. C'era anche questo che, vabbè, parole, sto proseguendo pesantemente con la produzione di mucche. E devo prendermi dell'acqua, assolutamente. È da un po' che non registro video. Non sono abituato a parlare così tanto. E questo appunto è il nostro rinoceronte a cui è spuntato il corno. Mistico anche lui. Aspetta. Selvatico, quindi potrebbe anche essere che a breve, perché gli ho dato un po' da mangiare, è pieno. Vabbè, magari neanche si, cioè appunto, magari come mosasauri, non lo so io. Fatto sta che dicevamo, gli aggiornamenti dovrebbero essere finiti. Sì. Non c'è più niente da dire. Adesso passiamo al fare. Quindi l'uccellino, vabbè, starà in acqua.
ha le quattro zampe, quindi mi fuoriesce da qua. Io mi auguro di no, però ci teniamo in ogni caso pronta la terra per salire e tappare. Altri posti per risalire non ci sono, quindi vediamo di appunto approfondire la questione qua. Adesso fatemi magari sapere anche voi se c'è qualche idea di cosa fare. Ah, e colgo il momento per dire che... Ah, poi vabbè, la ridirò questa cosa. Praticamente, essendo un po' tutto incastrato, incombinato, come vi dicevo, tutto questo cambiamento è partito un po' dal fatto che appunto... mi ha aumentato a dismisura il lavoro e in poche parole mi ha aumentato a dismisura il lavoro, quindi appunto sono cambiate un po' di cosine sul canale, su Twitch, in poche parole mi sa che è impossibile raccontarla. Comunque quello che succede è che direttamente. Questo mi vuole mangiare? No,
miseria, nessuna dinopedia. Non capisco. Cioè, nessuna dinopedia, né niente dati, niente storia. Oddio, una cosa un po' stranina. Però mi fa venire voglia. Ah, a parte che potremo anche provare. Fammi al volo correre a prendere del latte dalla mucca. Dalla mucca. Che però mi sa che siamo più comodi. No, ci arriviamo. Ci arriviamo, zio. Ma sei grandissimo, te. Passi, dai, due spighe all'amico. Ok. Poi per un prezzo più alto, per concludere la storia, per un prezzo più alto avevo messo la possibilità di giocare insieme, che mi sa che è una cosa che mi tocca togliere comunque, perché appunto ci vorrebbe tanto tempo, poi io soffro se non riesco a fare le cose fatte abbastanza bene, insomma. Quindi se magari, capito, boh, non si riesce a giocare o che cacchio ne so, quindi non lo so. Fatto sta che quello che volevo fare adesso è questo storione, Lucio il Ligatore. Io farei un amico per l'amico e dopodiché potremmo usare l'altra pozzanghera per fare lo storione. Quindi niente, ci vorrebbe comunque tantissimo tempo. Magari facciamo spawnare questa. Non lo so, mi sento che è tipo un insetto, un qualcosa. Perché avevo visto dalla preview, quando ho guardato il video dello spotlight, della skin, un po' della skin, della mod. Praticamente ho visto che c'erano anche degli insetti giganti. Secondo me questo è uno di quelli. Non lo so. Vado così a. Cioè spero. Quindi mettiamo qua uno di questi. Guarda qua il carne di zombie che abbiamo. Stocchiamo un attimino questo. Mettiamo qua i biofossili. Uno ci conviene tenerlo sempre da parte, perché se moriamo e perdiamo la dinopedia, l'ultima volta è venuto, cioè dopo i mosasauri, è venuto fuori un casino per trovare un biofossile. Un casino. Quindi latte, uovo e grano. Potremmo rifullare un po' la scorta. Aspetta che devo anche farla. Ucelatina. Ho questi quadri, ho anche pensato di aggiungerli fuori, anzi secondo me stanno meglio fuori dalla casa come quadri esterni. Non male, non male. Ora mentre aspettiamo che si crei quella cosa lì, andiamo a mettere quella cosa là, la mega neura. Comunque essendo ovetti così, è per quello anche che lo dico, perché da quegli ovetti sono spawnati, era quello del Lucio, suppongo che sia. Ovetti piccoli spawna subito, non ha. Cioè, capito, non dobbiamo neanche nutrirlo, non dobbiamo pensare minimamente a lui, è un mob indipendente. Fatto sta che siccome che secondo me non è di arcatrata, non è di acqua. Facciamo così. Questa ve l'avevo detta. E sinceramente non è male, quindi la faccio anche. Praticamente un tunnel che porta. Nelle varie stanze come fosse un ospedale, come fosse un albergo, cioè un corridoio alla fine, con tutte le stanze, no? Ho preso l'esempio dell'ospedale perché
raggiunto la Terra, quindi direi che qualche altro blocco. Cazzo. Ma porca. Facciamo così. Facciamo così, però spero che non. Perché adesso in superficie c'è un buco. Qui siamo messi un po' così. Sarebbe così. Tac. Ok. Così. Un'entratina. Ah no, ho sbagliato. No, di quanto va in dentro? No, è giusto, di 6. Porta larga 2, si entra e via, e sarebbe l'entrata. E poi invece prosegue così. Interessante, non è male. Adesso vediamo un attimino. Certo non ho le porte, però io direi a questo punto che tanto un crafting table da qualche parte ne devo mettere ancora un altro. Quindi potremmo anche, però non so dove bucare. Vabbè, lo mettiamo provvisorio. Cosa devo fare? Le porte. Scaviamo un pochino, giusto un attimino. Abbiamo indovinato. Oh mio Dio. Questo invece ce l'ha. Cazzo. Pescivoro. Carnivoro pescivoro. Ok, quindi mannaggia. Che spatti. Che spatti, c'è un carnivoro. Rimarrà selvatico, suppongo, anche questo. No. Pochissimo a riserva. È perché è piccolino. Merda. Femminuccia. Oggetto di comando, freccia. What the fuck. Comunque. Guarda qua. Non l'ho visto. Comunque che spatti. Veloce, veloce che non deve venire qua, eh. Serve una riserva di. Dobbiamo fare un po' di uccisioni, confermate.
Allora, io vi voglio dire che io penso che il fatto di tirare i fulmini con la spada deriva dalla spada questa antica più l'indossare l'elmo antico. No, dovevo farle figliolare prima. Sono stupido. Salendo.
disperazione. Questi qua voi mangiate come gli animali. Vi lascio un po' di roba, dai. Basta. Dovreste averne per un po'. Dov'è il... Ah, ok. A loro piace stare con la testa nel muro. Sono fatti così. Fatto sta che... Sì, poi avevo un progetto, in realtà ve lo dico perché è veramente una cosa che spaccherebbe tantissimo, ma mi richiederebbe tantissimo tempo, quindi non so quando effettivamente la farò. Questa piscinona praticamente sarebbe figo andasse giù in un tunnel acquatico sotterraneo, dove magari fare anche un po' di una stanza con una piscina che poi può proseguire in un altro tunnel che sbuca in un altro recinto, che ne so, sarebbe molto figo e interessante. Però non so come verrebbe gestita la questione alimentatore, cioè già così fanno fatica. Se lo spazio è troppo grande, cioè loro riescono sempre ad andare all'alimentatore, cioè non so come sono programmati gli zingari. Un po' di raccolto qui magari. Così lo possiamo finire di qua. Ghost Amulet, interessante, non so minimamente cosa sia, ma interessante. Wow. Cioè no, ma io qua... No, lo spinosauro, ragazzi, quando saremo molto più piazzati. So, sarebbe fighissimo vederlo adesso in una gabbia bellissima, tutta stile giungla, con una mezza piscina gigante. Però extra son due. No, non si può fare. Il triceratopo già è un bel casino, anche perché sarebbe bello fargli una bella gabbia da metterne dentro altri esemplari se li troviamo. Ma cacchio. Anche perché non c'è modo di duplicarli, caspita. Sarebbe un bel lavoro. E poi la fortuna di trovarne altri. Però sinceramente un po' di ferro c'è. Non credo ce ne sia dell'altro. Un po' tosta. Ascolta, chi facciamo spawnare come prossimo? Ah, c'era lo storione, dicevamo, per la faccenda pesciolini. Sì, dai. Dobbiamo un attimino appunto svuotarci qualcosa di inventario, perché siamo veramente...
so, mi faccio una casa su una mongolfiera. Non sarebbe interessante, però dov'è che potrei farla? Oddio, bellissimo. Bellissimo. Dal mio brachiosauro. Oh mio Dio. Sì. L'ho già visto. Ho già visto il futuro. E sarebbe opportuno però trovare una giungla, una fogna. Fogna? Si dice fogna? I don't know. Boh, fatto sta che sto un po' gironzolando, quindi nel frattempo che non ho in mente cosa fare e è quasi notte, deposito le cose nel magazzino. Questo è un episodio che sta venendo un po' lungo. Ma neanche esageratamente, però me la voglio prendere con calma perché gli episodi così mi piacciono veramente tanto. Veramente, veramente tanto. Guarda che ne abbiamo pure dell'altro interessante. No vabbè, uno stock magari lascialo piuttosto, ti do questo. Però per il resto rimaniamo d'accordo così. Ah esatto, mi devo prendere qualche patata.
inizia a essere, direi, autosuff. Ecco, aiaiai, qui possiamo approfondire la questione. Dato che ci facciamo anche fuori sta pala. Essere pronto, noi andiamo a prendere dell'altro latte per preparare quella di triceratopo. Se c'è qualcosa nelle mod, insegna, cartello delle alternative. Cos'è? Ah no, vai, standard di quelli. Caspiterina. E niente, allora. Niente. Serve una cosa grandina. Vabbè, che però finché non abbiamo. Ma sì, che te ne frega. Quattro tieni lì che non si sa mai. Vabbè, che ne abbiamo anche otto di là. E boh. Senza esagerare, capito? Facciamo un qualcosa di più grande. Così magari il prossimo episodio, ipotesi, lavoriamo a determinate cose, diciamo episodio per episodio, e qua facciamo spawnare un bel po' di gente.
niente, insomma. No! No! Ah, vabbè, però lo recupero il DNA di Triceratopo. Allora, vediamo. Vediamo, speriamo. No, è il rumore di un pic zombie. No, dai. Io voglio il fallimentosauro. No. Era anche senza spada. Sì, ma no. Allora, vetro dovevo averne. Ok. Non mi ricordo quanto ce ne vuole per sicurezza. 4. Prendiamo in teoria una palla di slime. Possiamo sostituirla alla goccia di catrame, che è più difficile reperirla. Chissà cosa ci potrà servire. Questi risposta nell'altra chest. Il ferro ce l'ho. Per fortuna. E non mi ricordo più. Proviamo così a vedere cosa ne fuoriesce. Wow, siamo stati bravi. Fallita, fallimentosauro. E devo andare dalle mucche come prima cosa. Mannaggia sti imprevisti. Imprevisti del mestiere, però. È da quando è iniziato l'episodio che c'è una mosca piccolina che mi rompe i coglioni. Ehi, Tony. Bisogna iniziare ad andare a recuperare. Buona fortuna. Anche perché io me ne devo andare poi in miniera. Ultimo spawn per questo episodio. Vediamo dove lo mettiamo questo, non lo so. Anche perché sinceramente vorrei iniziare un attimino ad andare in là. Fammi vedere come si propone qui la. No, il triceratopo ci vuole tra gli alberi. Dimmi di no, e dimmi che non.
dov'è e guarda dove cazzo si è messa. Soffrire dicendo missione fallita. Sì, perché non voglio andare, cioè, se vado in miniera l'episodio dura 3 ore e poi sbatti, basta, per vedere basta episodi in miniera, insomma, su ste serie e non porto le palle. Già l'altra serie ASMR su Minecraft devo far vedere tutto quello che faccio, perché appunto è così, è una costruzione in survival, quindi non se ne può perdere un pezzo. Poi è un qualcosa di ancora più rilassato, proprio come serie. E quindi ok, quella ok, ma almeno su questa vorrei far vedere un po' più, non di highlights, però insomma. Ah, ma qui abbiamo, iniziamo ad avere un problema. Poverino. Un problema che, se si ammaestrasse questo problema, il fatto che non sia maestra. Perché mi piacerebbe recuperare delle staccionate. Tipo il mio amico là è sempre fermo. È un po' troppo grande per niente, voglio dire. Quindi cioè lui potrebbe stare anche senza recinzione, ma anche il trice alla fine, soltanto che il trice è più bello vederli in movimento, sempre sperando che si muovano. È bello vederli in movimento, perché poi non vi voglio spoilerare una cosa, ma vi farò vedere, insomma. No, sto facendo una cazzata. Sto facendo una cazzata. Perché dovrei stringerlo un casino se voglio recuperare effettivamente. No, è un lavoro troppo lungo.
Sorry, non è possibile farlo. Prossima.